Sanremo mi ha insegnato, malgrado la famosa classica tremarella, anche se io ho la faccia come il, però anche a me le gambe tremano, nonostante siano molto grosse, la possibilità che niente è escluso. Questo mi piace come imperativo categorico per me. Voglio cimentarmi in ciò che non è detto sappia fare, però per dimostrare anche a quelli come me, e parlo di persone che hanno disturbi di comportamento alimentare, che non si ritengono sufficientemente portati per fare qualche cosa, che c'è una specie di riserva dentro di noi, un pozzo che possiamo andare a verificare quanta acqua abbia ancora, per cercare di dissetare la nostra voglia di conoscenza e soprattutto nei confronti del pubblico rispettarlo al punto tale da non offrire sempre la solita, ma io mi annoio di me stesso, figuriamo se il pubblico non si deve annoiare. Tu hai una grande anche cultura musicale, quello ecco, lo considero un vantaggio rispetto ad altri artisti che magari hanno meno di me questa passione autentica per la musica, facendo radio da una quarantina d'anni abbondanti, circa 40 anni. Però al tempo stesso ho anch'io, come tutti i musicofili veri, delle preferenze. Non svelo niente di così segreto nel dire che, non so, l'imbarazzo che io provo in questa edizione tale quale, ad esempio, tutto il fatto che c'è una, per me, una vera grande, senza nulla togliere alle altre, ma insomma, se c'è una star autentica è Rettore. Non c'è ovviamente nessuna parità tra me e lei, lei è una vera grande star della musica. Questo è un, può essere un vantaggio, ma come capisci può anche essere un imbarazzo in più, certo. È solo quello. Il maestro del brivido, Stephen King, compie 70 anni. Autore di bestseller da più di 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ha pubblicato circa 80 libri, romanzi e raccolte di racconti, tra cui Carrie, suo romanzo d'esordio nel 1974, Shining, l'ombra dello scorpione, It, e tra i più recenti Dr. Sleep. Molti dei suoi libri e racconti hanno avuto trasposizioni cinematografiche di grande successo. Carrie, lo sguardo di Satana di Brian De Palma, Shining di Stanley Kubrick e Misery non deve morire di Bob Rainer. Nel 2015 l'allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha conferito a Stephen King la prestigiosa National Medal of Arts, la più alta onorificenza assegnata dal Congresso degli Stati Uniti a coloro che si sono particolarmente distinti nella creazione e nella promozione delle arti e della cultura americana. Il maestro è la storia di un vecchio attore che ha lasciato le scene. Nella finzione narrativa è il più grande attore del Novecento e quindi un maestro. È la storia di un incontro tra quest'uomo che ormai si è isolato rispetto al mondo e una ragazza, una studentessa universitaria. Da questo incontro nascerà qualche cosa di imprevedibile per entrambi. È interessante come diciamo, la rinascita parta dallo scambio con l'altro, comunque. Sì. Questo è un rapporto un po' maestro-allieva, no? Che è stato frequentato molto dalla letteratura, dal teatro. Pensiamo a Ionesco nella Lesson, oppure, ma tantissimi, insomma, è stato molto frequentato. A me piaceva l'idea che questo incontro rispondesse un po' allo spirito di un detto zen che mi capita di avere tra le mani ogni tanto e ogni tanto ritorna a trovarmi, e questo detto dice: quando l'allievo è pronto, il maestro compare. A me piace pensare che questo detto possa essere anche invertito nei fattori e quindi, come in questo caso, quando il maestro è pronto, l'allievo appare. Un modo anche che dà degli spunti su come ripartire, su come reinventarsi una vita. Sì, non è un prontuario per come agire dopo la pensione, insomma, non sarei capace di dare grandi consigli, però è un'analisi di quello che può accadere. In questo caso accade a lui, è un personaggio atipico evidentemente, perché non è un uomo che incontri per strada tutti i giorni, è di fatto, per, come dire, per prescrizione iniziale, il più grande attore del Novecento, quindi una star che è caduta, è stata dimenticata dal mondo. Però i dimenticati dal mondo non sono solo le star, e quindi sono anche quelli che fanno una vita normale tutti i giorni, e quindi capire che forse anche da dimenticati dal mondo esiste uno spiraglio per riaprire la porta del mondo, e forse è una cosa che sta dentro queste righe. Marty, sei tornato? Eh? E
Quando te ne vai? E io posso tornare. Esce nelle sale per la regia di Alessandro Ponti, Chi m'ha visto, con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello. L'autografo? Dove te lo faccio? Sì, il tuo. Io volevo quello di Jovanotti, mica il tuo. Sono 30 anni che faccio il chitarrista, Chi m'ha visto? Martino è un chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana. È bravo, bravissimo, ma nessuno si accorge di lui e la popolarità è un miraggio. Oh, guarda che ti chiamano, sparire, eh? Faccio vedere io. Tornato al suo paese natale, complice l'amico di sempre Peppino, organizza la sua sparizione sperando di ottenere un po' più di attenzione. Ma la situazione sfugge loro di mano e le conseguenze saranno inaspettate. Questa è la svolta. Ma non è che t'hanno trascinato nel tunnel della droga? Buonasera a tutti quanti voi e benvenuti ad una nuova puntata di Scomparsi. Mio figlio, tanto bravo. Cazzo, sei pettinato, ma pare mio one house. Stiamo cercando tutti, sei un grande chitarrista. Oh. Sei scappato, sei sparito. Dai, le ISL. Ciao. Ma questo mai visto, va tutta a puttana. Io proprio a quello stavo pensando. Torna fuori! Non torno a casa. Incredibile, dove sei finito?